Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale in questo nuovo video. Allora, questa sera purtroppo vi volevo portare sul canale il nuovo gioco Blood & Truth per PlayStation VR. Avevo iniziato la live, però purtroppo un bug del gioco non ci permette di giocare bene, perciò diciamo ho deciso di abbandonarlo. Perciò questo nuovo video è dedicato alla conferenza delle tre, ovvero le mie pagelle delle tre, delle varie conferenze di questo 9-3 di questo anno del 2019. Dunque, partiamo con EA Play. EA Play, diciamo, la cosa che mi è piaciuta particolarmente di EA Play è stata ovviamente il nuovo gioco, la nuova presentazione del gioco Star Wars Jedi Fallen Order, che ovviamente sicuramente porterò sul canale. Poi, beh, niente, altri giochi, ci sono stati Madden 2020, c'è stato FIFA 20. Beh, FIFA 20 potrebbe essere interessante anche perché ho già portato sul canale il foot draft di FIFA 19, perciò sicuramente FIFA 20 probabilmente lo prenderò. A parte Apex Legends, che diciamo non è il mio genere di gioco, però per EA Play per ora diciamo che è così. Per EA Play diciamo che voto gli do un 6,5, dai, un 6,5. Poi c'è stata la conferenza di Microsoft, che è stata molto interessante, e sì, abbastanza interessante. Ci è stato presentato Halo Infinite, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps. E naturalmente il famoso Cyberpunk 2077, che ho già visto la Collector Edition su internet, che è spettacolare con la statuetta. E infatti Cyberpunk 2077 è un altro dei giochi che mi interessa, che mi interesserà comprare e porterò sul canale. E ovviamente, naturalmente, un'altra cosa interessante della conferenza Microsoft ovviamente è stata quella dedicata alla nuova Xbox, ovvero l'Xbox Scarlett, che loro dicono essere la console più potente mai prodotta fino ad ora. Arriverà presto la risposta di Sony con PlayStation 5? Io spero di sì, anche perché sto aspettando da molto, anch'io sto aspettando la PlayStation 5 da parecchio. Poi c'è stata la conferenza Bethesda, e Bethesda diciamo che, oddio, sì, ha fatto vedere un Fallout 76, un TES, però diciamo sì, un Commander Keen, c'è stato un Doom Eternal, poi c'è stato anche Orion, che è questa nuova piattaforma di streaming, perciò diciamo non c'è stato granché. Io mi sarei aspettato un qualcosina, almeno un video accennato di Elder Scrolls 6, però mi sa che ancora siamo abbastanza lontani a quel tipo per vedere quel titolo. Speriamo bene. Ubisoft mi ha stupito parecchio, anche perché ha fatto uscire un bel gameplay di Watch Dogs Legion. E anche di questo sicuramente prenderò la Collector Edition, molto bello il gameplay, mi è piaciuto moltissimo il gameplay di Watch Dogs Legion, interessante gameplay in una suggestiva e particolare Londra semifuturistica, molto bello Watch Dogs. Poi c'è stato anche Ghost Recon Breakpoint, c'è stato anche Goods and Monsters, e la Ubisoft ha annunciato anche l'Uplay Plus. Tutti annunciano questi, ora adesso è diventato di moda presentare Uplay Plus, tutti queste cose in streaming, ma speriamo bene. Andiamo con Square Enix ha presentato poi Final Fantasy 7 Remake, e infatti sì, è più o meno, sì, è una remaster di Final Fantasy 8. È stata presentata anche la remaster, infatti, di Final Fantasy 8. Ecco, infatti, mi ricordavo male io. Ah, beh, sì, c'è stato anche il progetto Avengers, molto interessante, molto interessante. Oddio, per quanto riguarda il PC Gaming Show, non c'è stato granché. A parte, non ci sono state molte presentazioni colossali, a parte un esempio di Evil Genius, il secondo capitolo di Chivalry e anche Midnight Ghost Hunt, però non c'è stato granché, a parte uno gioco interessante forse poteva essere stato Age of Wonders Planetfall, ma non ci sono state grosse novità, diciamo.
Nintendo invece, Nintendo si è comportata molto bene, ha presentato Luigi's Mansion 3, Animal Crossing, già, Animal Crossing è stato un titolo che ho giocato moltissimo, moltissimo su Nintendo. Sul vecchio Nintendo 3DS l'ho giocato molto Animal Crossing e sono curioso dell'uscita di Animal Crossing. Poi è stato presentato anche Tokyo 2020 con Sonic e Mario e l'arrivo su Switch di The Witcher 3. Sì, poi va bene, la presentazione di Pokémon Scudo e Spada, anche quello lì sarà uno dei giochi che sicuramente mi interesseranno molto. Anche se no, ancora non ho visto molto, ancora non ho visto il gameplay di Pokémon Scudo e Spada, ma approfondirò l'argomento perché sono un grande appassionato della saga Pokémon e le ho giocate, qua, diciamo tutte, quasi tutte le ho giocate. Vabbè, poi c'è stato il trailer di Legend of Zelda Breath of the Wild. Perciò Nintendo si è comportata molto bene, è stata una conferenza interessante, gli do un bel 9, sì, un bel 9. E niente, per il resto, sì, ci sono dei giochi interessanti, Cyberpunk, Watch Dogs Legends, sì, ci sono diversi giochi interessanti, Death Stranding, infatti, che uscirà a novembre, anche quello lì sarà uno dei giochi che porterò sul canale, perché mi interessa parecchio, vabbè, quello di Star Wars, ah, anche Control mi interessa parecchio, che uscirà ad agosto dai creatori di Quantum Break, anche quello lì è un titolo che mi interessa molto. Niente, questo però è il momento, si conclude il video qui ragazzi, per il momento per le varie pagelle, le varie conferenze delle tre di quest'anno, perciò mi raccomando ragazzi, lasciate un like naturalmente, continuate a seguirci, iscrivendovi al canale, a presto ragazzi e ciao!